Un segugio da montagna deve sapere risolvere i falli da solo e per poterlo fare deve godere di una maggiore indipendenza rispetto a quella concessa ai segugi di pianura. In montagna il canottiere raramente riesce ad intervenire aiutando una muta in difficoltà, soprattutto quando il fallo si verifica in posti impervi e raggiungibili solo da animali a quattro gambe. I componenti di una muta da montagna devono possedere un forte spirito di colleganza tra di loro e la stessa compagine deve essere a sua volta collegatissima con il conduttore. E ciò per limitare al massimo sfaldamenti che potrebbero compromettere in maniera irreparabile l'esito della cacciata. Per chi caccia sempre in montagna è buona norma avviarvi i giovani segugi fin dai primi passi e quando vi è la facoltà, ancor meglio è abbinare i giovani ausiliari a individui esperti che li faranno maturare in maniera sorprendente. La caccia in muta pretende una diversificazione dei ruoli dei singoli soggetti che potranno agire con intraprendenza in fase di accostamento e durante i passaggi che preludono lo scovo. Ma è nella fase di inseguimento che i componenti di un gruppo convocato a cacciare in montagna devono rivelare straordinarie doti di fondo e di tenacia ed applicarle fino all'estremo limite. Non tutti i cacciatori di lepri riescono con facilità ad addestrare i loro segugi al trascuro dei caprioli. Dalle nostre parti, in Emilia, il problema dei caprioli ha indotto gran numero di lepraioli a riversarsi in pianura, dove il piccolo cervide è meno diffuso che in montagna. La proliferazione dei cinghiali ha inoltre assorbito la quasi totalità dei cacciatori di montagna, ora raggruppati nelle tantissime squadre di caccia al suide selvatico. Una simile evoluzione gioca però a favore di quei pochi segugisti che dispongono di coppie o di mute rispettose degli ungulati e possono godersi classiche giornate di caccia alla lepre, animate dalla tipica fragranza e dalla genuinità delle cacciate dei tempi andati. Giornate in cui il godimento per la caccia alla lepre con i segugi inizia all'alba, con l'attacco mattutino dei cani sulla pastura notturna e si protrae per tutto il giorno fino all'ultima seguita che spesso viene interrotta dal calar della sera. Nella caccia della lepre in montagna, come in tutte le cacce specialistiche, la buona conoscenza del territorio ad opera di cani e cacciatori è un elemento portante per la caccia. Elemento che favorisce le migliori strategie di accostamento ai cani e permette ai cacciatori di mettere in atto le più fruttuose tattiche di appostamento. Salvo casi particolari nei quali il canottiere, per ragioni strategiche, decida diversamente, in montagna i cani vanno sciolti preferibilmente a mezza costa. In forza delle loro sviluppatissime zampe posteriori, le lepri prediligono correre in salita piuttosto che in discesa, dove i cani possono sviluppare una maggiore velocità. La propensione dell'orecchiuta per la fuga in salita impone che la sistemazione delle poste in montagna avvenga preferibilmente nella sommità dei dossi in concomitanza di crocevia forestali o campestri. Nel caso in cui ci si trovi a cacciare in prossimità di ampie vallate, lungo le quali le lepri amano scorribandare longitudinalmente ad esse, la sciolta dei segugi può avvenire anche a mezza costa ed alcune poste possono essere sistemate direttamente in piano.